Caro Pettinaro, la questione delle mense degli ospedali, dei lavoratori è ancora sotto l'attenzione, il focus dei sindacati, si continuano a non pagare gli stipendi. Sì, si continuano ad avere ritardi sul pagamento delle retribuzioni, veniamo da mesi, da anni in cui non si ha certezza dello stipendio, a questo ci aggiungiamo anche il periodo, quindi il periodo del Covid in cui anche la PAP ha chiesto la richiesta della cassa integrazione e in cui in questo particolare appalto lavoratrici e lavoratori da marzo, quindi da quando c'è la pandemia, continuano a lavorare negli ospedali con tutti i rischi che ci sono. A questo ci aggiungiamo che continuano a lavorare senza avere la certezza della retribuzione del proprio stipendio. Ad oggi siamo indietro di 2, 1, 3 mesi e quindi nessuno ha la certezza nemmeno del giorno. Ieri abbiamo avuto il tavolo in prefettura e all'ennesimo tentativo, no, di cercare di parlare, di dialogare, di trovare una soluzione, la risposta è stata che ancora oggi non si ha la certezza e quindi non abbiamo potuto fare altro che proclamare lo sciopero del 15 dicembre. Ecco, quindi l'azienda, in tal caso la PAP, non mi ha dato certezze anche L'azienda non ieri. ci ha dato certezze, io ho rappresentato quella che è poi la situazione reale, cioè quella che è la situazione di tutti i Dei giorni dei lavoratori. lavoratori che mi continuano a chiamare, a inondare di messaggi di disperazione perché ci sono le banche, ci sono luce e gas che Bollette da minacciano, bollette da pagare. pagare che minacciano di tagliare le utenze, ci sono lavoratrici che mi dicono io sto andando alla Caritas anche con la vergogna, no, di denunciare la propria condizione. E questo però non accade con persone che non hanno un lavoro, accade con persone che hanno un lavoro per giunta in un ospedale pubblico della nostra provincia di Teramo. E la PAP non ci ha dato nessuna rassicurazione, anzi ha chiesto anche il dilazionamento della tredicesima di dicembre. Noi abbiamo risposto ovviamente no a tutte queste cose e abbiamo detto appunto che andavamo avanti. Chiediamo all'ASL del pagamento diretto a questo punto degli stipendi perché non c'è più una regolarità e chiediamo il sostegno di tutta la comunità, chiediamo il sostegno della politica, chiediamo il sostegno ai pazienti, al personale sanitario, di stringersi attorno a questo dramma che sta diventando un dramma sociale a tutti gli effetti e che speriamo invece possa tra poco tempo risolversi e possa continuare ad essere invece un posto dove si può lavorare dignitosamente e quel posto si chiama Ospedale di Teramo. Ecco, vi ha assicurato che forse questi stipendi potrebbero essere pagati per Natale, per il 25 dicembre? Sì, ma intanto appunto siamo indietro con le mensilità da settembre, quindi c'è chi deve prendere ancora lo stipendio a settembre, chi deve prendere ottobre, nel frattempo il mese di novembre è finito e c'è la tredicesima di dicembre a cui hanno de già detto che non riescono a pagarla e entro Natale che forse pagheranno gli stipendi, ma i forse, i se e i ma, le lavoratrici e i lavoratori non vanno nelle banche, non vanno nei supermercati, non vanno nelle bollette che arrivano a scrivere o a dire se, forse, ma. Purtroppo non è possibile fare questo, se no l'avremmo fatto. Avremmo detto ai lavoratrici e ai lavoratori andate alle banche e dite se, forse, ma. Ma questo le banche, i supermercati e le società di luce e gas non lo accettano, quindi noi non possiamo fare altro che programmare lo sciopero, ma non finirà qua. Fin quando non si risolve il problema, noi procreeremo scioperi e faremo tutto quello che è possibile fare, tutto quello che è umanamente fare e tutto quello che il sindacato può fare.